Buon compleanno, Padre Pio, buon compleanno da tutti i devoti, da tutti i suoi figli spirituali, buon compleanno. Oggi 25 maggio era una grande festa a San Giovanni Rotondo, tutti i devoti, tutti i suoi figli spirituali si riversavano nella cittadina garganica per fare gli auguri a Padre Pio. Oggi però non voglio raccontarvi quello che accadde in diversi anni perché ci furono tanti festeggiamenti. Voglio ritornare a quel 1887, quando in questo straordinario paese, Pietrelcina, nacque Francesco Forgione. Beh, in tanti vi sarete recati a Pietrelcina e sicuramente ancora oggi si può respirare quell'aria serena, tranquilla di quel 25 maggio 1887, quando Peppa era a lavorare nei campi con Grazio, lasciò il marito, corse subito a casa, sapeva quello che stava accadendo perché aveva avuto anche altri figli, andò a casa sua in Vico Stortovalle numero 27 e lì alle 5 del pomeriggio nacque Francesco. La levatrice subito disse: Peppa, il bambino è nato avvolto in un velo bianco ed è un buon segno, sarà un bimbo grande e fortunato. Quella ingenua predilezione si è poi rivelata davvero profetica. In Padre Pio rimarrà sempre il ricordo della sua terra natale, la sua Pietrelcina. Suoi figli spirituali concittadini di Pietrelcina che andavano sempre a trovarlo e gli raccontavano un po' tutti i movimenti, ma non solo, tutto quello che accadeva a Pietrelcina, lui sempre li congedava dicendo: salutatemi la Morgia, salutatemi la mia Pietrelcina e soprattutto io di Pietrelcina conosco pietra su pietra. E poi a noi piace anche ricordare un altro aneddoto, quando al suo padre spirituale raccontò quello che era effettivamente accaduto a Pietrelcina. Lui disse: tutto avvenne là, lì c'è stato Gesù. Cosa accadde? Francesco in quella terra si innamorò di Dio.